La carta cambia forma al Salone Internazionale del Libro. Non solo più pagine, ma materia prima per la creazione di un'opera d'arte. Il Padiglione 5 ha visto nascere in 4 giorni l'ultima creazione di Stan e Lex. Da vicino è un'opera astratta, ma basta fare qualche passo indietro per vedere un volto che emerge. Due street artist si incontrano per caso 8 anni fa e da lì nascono Stan e Lex e la tecnica dello stencil poster. Di solito lo stencil è una tecnica di stampa che serve per riprodurre una stessa immagine più volte. Nel nostro caso invece noi distruggiamo lo stencil, la matrice, e quindi lo stencil perde la sua possibilità di riproducibilità. Quindi questo paradosso è l'aspetto di questo processo che a noi interessa di più. Sì, nel 2001 abbiamo iniziato, però separatamente. Poi dal 2005 abbiamo iniziato a lavorare come un unico artista, quindi sempre insieme. Col tempo le opere di strada divengono vere espressioni artistiche, in cui l'astrattismo si scioglie in un ritratto. Il messaggio potrebbe anche non esserci, sta solo al pubblico deciderlo. Diciamo che non c'è un messaggio esplicito o comunque un messaggio legato a messaggi di protesta politica, come sono molti artisti che, diciamo, che sono interessati ad esprimere un malessere o comunque delle situazioni di disagio dell'epoca contemporanea. Noi fino adesso, cioè soprattutto nell'ultimo periodo, stiamo cercando di realizziamo dei ritratti di persone anonime, quindi di sicuro c'è qualcosa sotto ma il messaggio esplicito non c'è, molto lo deve, diciamo, è il pubblico che deve cercare di capire le nostre intenzioni. L'opera nasce da una sovrapposizione di strati di colore e da un paziente lavoro di ritaglio in cui lo stencil è usato al contrario, un lavoro lungo che richiede tempo, cura e passione. Lo stencil è una delle tecniche più comuni utilizzate in strada e in pratica con la tecnica che abbiamo utilizzato per realizzare questo quadro è un processo che parte con l'incollare al muro un poster con un'immagine, in questo caso un ritratto. Noi di solito scegliamo ritratti di persone anonime. Una volta incollata l'immagine su carta al muro, noi la ritagliamo come fosse uno stencil e una volta dipinta totalmente di nero, come è in questo adesso dietro le nostre spalle, noi strappiamo tutta la carta residua ed emergerà fuori l'immagine che originariamente era stata stampata su carta. Di solito quando lavoriamo in strada dobbiamo sempre tener conto del tempo, del meteo, perché se nel caso piovesse molto forte e con un vento molto forte, tutto il lavoro passato verrebbe distrutto dagli agenti atmosferici. Dopo quasi un decennio di lavoro insieme, Stan e Lex hanno visto maturare la tecnica, ma non si sono mai allontanati troppo dalle loro radici. È un percorso lungo che è partito più di 10 anni fa ed è in continuo cambiamento, quindi il legame che avevamo prima con la strada non è lo stesso che abbiamo adesso. Certo, però continua a esserci un legame, certo, fondamentale. Sì, però è un legame diverso, è un rapporto, diciamo, non è un esatto, legame. Sì.